Dev Phonetic. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che la voce di chi pensa, immagina e agisce eticamente non è una voce che può rimanere inascoltata. E dunque, quale modo migliore per ricordarlo nella giornata internazionale dedicata all'etica? Noi questa sera vogliamo seguire un messaggio positivo, dare delle esperienze concrete, delle esperienze reali che possono essere un modello, che possono essere una fonte di ispirazione, che devono riempire di contenuti questo termine. Lo faremo attraversando i diversi campi del sapere, della conoscenza e dell'agire umano. Gli studenti non sono case da riempire, ma fiaccole da accendere. Per molti anni la mia scelta di fare l'insegnante, l'educatrice, è stata considerata da chi mi conosceva come una seconda scelta. E la seconda scelta si pensa che sia una scelta di ripiego. E invece più bella e più bella di questa non avrei potuto fare. Ora che sono passati tanti anni saprei distinguere ciò che si fa perché la mente ti indica una soluzione e ciò che invece poi il cuore ti conferma. L'appello che io faccio ai giovani è questo, di cercare di essere onesti prima di tutto. La politica deve essere fatta con le mani pulite. E sindaco significa con giustizia. E siccome il sindaco viene interpretato come il capo di una comunità, il massimo rappresentante, forse nel nome sta anche un po' quello che è un faro, una linea guida di una comunità, ovvero la giustizia. Da lì nasce l'idea della bilancia, che è una continua ricerca nell'attività e nell'impegno sicuramente di chi fa il sindaco, ma credo di qualunque cittadino, di costruire giustizia. Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. I bambini sono cambiati, gli adolescenti sono cambiati, le famiglie sono cambiate e sono cambiate in modo tale da rendere sempre più complesso il tentativo di leggere il loro disagio e sempre più complesso il tentativo di connettere i problemi che portano all'istituzione scolastica in modo tale da poterli riassorbire in quella che è la nostra progettualità. Per aspera ad astra, attraverso le asperità si raggiungono le stelle. E quando l'ho incontrata mi ha sorriso, mi ha detto: dottoressa, come sta? Che bello vederla. Ma lavora sempre tanto? Ho detto: sì, è certo che lei ha lavorato tanto nella sua vita e ha lavorato per noi. Ma noi le vogliamo tutti bene e ho pensato che questa sera questo era il messaggio che io vi dovevo portare. La scienza deve farsi voler bene. Quello che faccio è solo una goccia d'acqua nell'oceano, ma se non ci fosse all'oceano quella goccia mancherebbe. Non sono qui a tediarvi con la materia di cui tutti i giorni mi occupo, che è corruzione, appalti, anticorruzione, trasparenza. Ma vorrei condividere con voi il concetto dell'etica pubblica. Stillare una cultura che forse in questo paese manca e che invece è molto diffusa in altri paesi di disprezzo nei confronti di chi non si comporta in maniera eticamente compatibile. Il disprezzo della società ad isolare il corrotto e il non etico e lo sbagliato. Il sistema italiano, politico italiano, è organizzato in un modo così marcio, tale per cui arrivano solo i peggiori, e questo non lo credo perché c'è tanta brava gente anche nella politica. It all seems impossible until it's done. Tutto sembra impossibile fino a quando non lo hai fatto. All you have to do is believe in the power of one small word. We. Di nuovo un interrogativo: perché le buone notizie non fanno notizia? Beh, noi questa sera cerchiamo di dare buone notizie e siamo convinti di fare notizia. Intanto è rispondere a quel signore o a quella ragazza che tutte le mattine cerca la tua firma su un giornale o che si sintonizza con una radio per ascoltare quel programma o guarda la tua trasmissione in TV. È
il tuo padrone. Quello è il tuo padrone, è l'unico che un giornalista dovrebbe avere, perché fa un gesto straordinario di fiducia. Tutto quello che sto per dirvi è falso, Tiziana Di Masi. Quando ci chiederemo chi ci guadagna davvero? Il poveretto che vende per strada o quello che lo tiene alla catena? L'economia, come la società, è fatta di vittime e di carnefici. Le prime si aiutano, i secondi si combattono. Perché questo non è l'unico mondo possibile, non finisce tutto qui. E quindi proprio per questo, per dare anche una dimensione un po' più grande, chiudiamo con l'etica dell'aerospaziale. Nuovi confini, quello che per l'uomo occidentale era il nuovo mondo, adesso sono i nuovi mondi a cui abbiamo un sempre maggiore accesso grazie alla tecnologia che prolunga la mano dell'uomo, dove lui non riuscirebbe ad arrivare. Tutto questo è molto affascinante. È misterioso, è grandissimo, facciamo veramente anche fatica a comprenderlo, eppure sappiamo che è già realtà. Eppure è anche vero che per arrivare ad attività di questo tipo, ad espandersi in questo modo, a sperimentare, bisogna prima conoscere molto, fare tanta ricerca, studiare bene. Grazie di nuovo e buonanotte a tutti.